Rossano Rubiconti era in casa da solo, quando all'improvviso, dopo essersi sentito male, era caduto in doccia. Aveva cercato di trascinarsi fino al telefono per chiedere aiuto, ma le forze lo hanno abbandonato prima e non ce l'ha fatta. Prima di morire, aveva mandato quello che sarebbe stato il suo ultimo messaggio audio su WhatsApp ad un amico. A rendere pubblico questo messaggio è Pomeriggio 5. Il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Nella puntata di venerdì 5 novembre si sente Rubicondi parlare con l'amico Michele. Ecco le sue parole. Questo mese sarà terribile, ma io sono pronto. Io tutti i giorni vado avanti. Affermava il 20 ottobre, prima della sua scomparsa. Adesso ho fatto 27 operazioni. I punti stanno passando, devo fare un'altra operazione chirurgica, poi un'altra chemio, poi mi prendo una settimana per me e sarà così fino a Natale. Queste parole fanno capire che non aveva alcuna intenzione di mollare e non era dunque stato sopraffatto da dolore e rassegnazione, come invece in tanti stavano dicendo in questi ultimi giorni. Il primo a parlare di una sua probabile rassegnazione era stato un altro suo amico che aveva dichiarato: ho saputo all'inizio di questa estate che stava male. L'ho contattato e gli ho detto di venire in Italia, che lo avrei aiutato e avrei combattuto assieme a lui contro questa bestia. Lui mi ha risposto così: ti voglio bene, so che anche tu me ne vuoi, ma sono stanco di combattere. Ma nonostante questo messaggio, Rubicondi non si è mai arreso. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.